Benvenuti a tutti a questo appuntamento di Natura e Colore, un'altra bella serata da trascorrere insieme, parlando questa sera di meli antichi. Con noi ci sono i soci dell'Associazione Amatori Meli Antiche di Maniago, che ci faranno fare questo viaggio meraviglioso tra questi alberi che hanno tante storie da raccontare. Un ringraziamento a tutti coloro che sono qui con noi questa sera e al CTS, qui c'è la Rita Bressa con noi. Ad accompagnarci in questo percorso, a Margherita e Chiara che seguono la diretta e a tutti voi una buona serata. Rita, c'ha piacere di dire anche a lei qualcosa. Visto sì, che... anch'io volevo dare la buonasera a tutti, quelli che ci seguono, sempre molto numerosi. Questa sera è un argomento che mi piace, come sapete, dopo la potatura, che è stata la cosa che mi è piaciuta di più e che ho anche provato, sicuramente questo è l'altro argomento che mi piace. Anch'io ho 4 mele antiche, lo sanno benissimo gli amici delle mele antiche, perché credo che di parlarne a loro praticamente ogni volta che ci vediamo, ed la passione che accomuna loro accomuna un po' anche me, anche se le mie naturalmente sono un esperimento didattico, perché io proprio ne ho proprio poche. Ringrazio ancora tutti, l'Ecomuseo naturalmente, Chiara, Margherita che ci sta seguendo tutte le dirette in modo molto ineccepibile. E quindi ringrazio tutti ed anche io do la buonasera a tutti. Buonasera a tutti, solo due informazioni prima di iniziare la conferenza. Sotto di voi troverete nella chat dove potete scrivere tutti i commenti, tutte le domande che volete fare all'Associazione Mele Antiche e loro saranno ben lieti di rispondervi. Quindi auguro a tutti una buona serata e do la parola all'Associazione Amatori Mele Antiche, in questo caso a Giuliana Teia, che ci parlerà del loro lavoro pluriennale. Prego Giuliana, ti lascio la condivisione dello schermo. Grazie, buonasera. Siamo veramente onorati di partecipare a questa serie di iniziative tutte interessanti, belle, eccetera, e siamo anche contenti di poter una volta ancora parlare della nostra associazione. Allora, l'associazione che opera ormai da veramente molto tempo, praticamente dal 2003, si occupa della ricerca di recupero degli antichi meli presenti nel nostro territorio. Il nostro territorio va dalla Cellina alla Meduna nella zona piemontana e montana e rappresenta un patrimonio che sarebbe andato perduto se non ci fossimo preoccupati noi di censire queste grandi varietà di meli di una volta. E abbiamo proceduto con un censimento delle piante nei cortili, negli orti, nei boschi a volte, perché dove c'erano antichi insediamenti adesso purtroppo il bosco si è impossessato, quindi abbiamo dovuto anche a volte liberare queste piante da altre che le soffocavano. Quindi è stato un lavoro abbastanza impegnativo da parte nostra. Noi siamo un'associazione di parecchi di noi, diciamo, che di solito chi opera così nella maniera più quotidiana siamo una decina, però di fronte alle grandi grandi impegni, alle grandi manifestazioni come la mostra che annualmente facciamo, siamo circa una quarantina di noi, quindi un bel gruppo nutrito che crede in quello che stiamo facendo e che crede nella salvaguardia di queste antiche varietà. Qual è questo territorio di cui parlate che è interessato dal progetto? Allora, il territorio noi l'abbiamo definito come il territorio montano e pedemontano delimitato dai due fiumi, Cellina e Meduna, e comprende una serie di paesi, sono sei, che sono Fanna, dove c'è il nostro campo scuola, poi Cavassonuovo, Meduno, Frisanco, Andreis e alla fine Maniago per ritornare a Fanna. Questo
Quindi è un percorso abbastanza articolato e anche abbastanza diverso, che vede appunto la presenza di piante anche tra di loro diverse. Domanda, la stagione attuale è prossima alle fioriture, però appunto visto il freddo possiamo ammirare intanto alcuni di questi fiori? Sì, certo, li possiamo ammirare in fotografia, proprio perché questa stagione è abbastanza inconsueta, che ha impedito la normale fioritura che avviene verso fine marzo, primi di aprile, anche si spinge fino a maggio, soprattutto nelle zone montane. Abbiamo delle varietà tra le quali i Marpanara che fioriscono molto tardi e quindi possiamo ammirare questi splendidi alberi in fiore da aprile a quasi tutto maggio. Adesso abbiamo solo gemme ancora chiuse, purtroppo, ma abbiamo delle bellissime foto. Allora appunto, già che abbiamo visto che questi fiori sono bellissimi e diversi fra loro, possiamo quindi pensare che anche i frutti lo siano. Quindi quante varietà di mele avete catalogato? Allora, come giustamente ha notato che i fiori sono diversi, anche i frutti sono molto diversi gli uni dagli altri. Abbiamo trovato varietà veramente numerosissime, però ne abbiamo catalogate ufficialmente 77, mi pare 77, sì, come abbiamo anche pubblicato nel nostro libro dei posti delle mele, che è questo libro qua, dove a parte l'introduzione storica e alcune belle foto poetiche, abbiamo anche dedicato un grande spazio alle varietà appunto che abbiamo catalogato, che abbiamo scoperto, catalogato, abbiamo fatto le schede pomologiche e abbiamo messo in evidenza molto spesso i nomi che sono veramente particolari, spesso anche poetici. Sono alcuni sono ufficiali che abbiamo riconosciuto dei più comuni, tipo la ruggine, la zeuca, sono nomi conosciuti. Ma poi abbiamo altri interessantissimi, per esempio una delle mele più tipiche di Andreis è la mela dal Mucic, perché pensiamo noi è così bella come il viso di una ragazza, il Mucic può essere di una ragazza, anche di un animaluccio carino, ma soprattutto il Mucic è una bella fatta di ragazza bianca e rosa. Poi ci sono il bislung dal bosco, eccolo qua, bellissimo, con questi gambi lunghissimi. E poi ci sono i belladonna, ma anche questo è un nome abbastanza conosciuto. Poi abbiamo quelli dal rosari, dal chopeite, dal sank, dal vueli, di San Giuseppe, di Sant'Antonio. Cioè, veramente una sfilza infinita di nomi carinissimi, interessanti, che meriterebbero anche approfondimenti proprio per capire come mai certe mele hanno certi nomi. Quindi ritenete che queste mele rappresentino un valore, un bene da preservare? Ma sicuramente, sia per la biodiversità, questo l'abbiamo già detto più volte, perché comunque è una dimostrazione di quanto la natura sia varia e interessante, ma anche perché producono delle mele che sono prima di tutto sane, perché non hanno bisogno di trattamenti, non hanno titolature, non hanno niente, tutto al più ogni tanto hanno qualche verme, ma il verme è testimonianza di una mela sana. Ecco, e poi sono buone, molte di queste sono buonissime, altre un po' meno buone, ma quelle si fanno cotte, si fa lo strudel con quella meno succosa. E a proposito dell'utilizzo di queste varietà, dobbiamo dire che tra le varie cose che ha fatto l'associazione è stato anche un piccolo ricettario che ha come protagonista appunto la mela e il suo utilizzo. Le varie ricette prendono in considerazione anche le varietà delle mele, che non sono tutte
adatte a fare, che so io, lo strudel. Alcune, le più acidule, sono adatte per gli antipasti, in un'insalata di sedano e speck, per esempio. Addirittura ci sono delle mele adatte a fare una specie di maionese. C'è quella più cremosa per fare il maiale, come appunto come salsa per mangiare il maiale. E senza poi dimenticare che con queste mele possiamo fare anche il sidro e l'aceto di mele, che adesso è molto richiesto e che, meno male, c'è gente che ha riscoperto anche queste antiche saperi, diciamo, e sapori, certo, sì. Bene, grazie. Vuoi parlarci di questo vostro libro, I posti delle mele? Sì, allora, I posti delle mele è un libro che abbiamo ormai da quanti anni, almeno una decina direi io. Abbiamo anche, però, l'abbiamo anche ristampato aggiungendo nuove schede pomologiche, perché man mano che procedeva il lavoro trovavamo mele non inserite. Infatti questo libro è composto, io direi, da almeno due parti. La parte storica, come dire, dove appunto le foto, i racconti, eccetera, testimoniano la presenza dei meli, l'utilità e soprattutto il commercio di queste mele, inizi Novecento, tutta la metà del Novecento, che erano destinate addirittura alla corte di Vienna, addirittura in Egitto, per non parlare poi dei paesi più vicini, della bassa friulana, dove veniva scambiata con il mais, con altri o con altri ortaggi che da noi non, il clima non li permetteva. E quindi la prima parte. La seconda parte invece raccoglie queste schede pomologiche, che sono una settantina abbondante e che appunto descrivono la mela, il sapore, con tutte quante le caratteristiche, anche il periodo di conservazione. Per esempio, devo dirvi, siccome anch'io possiedo alcuni di questi meli, io sto ancora mangiando le mie mele e sono perfette, sono come quelle che si vende al supermercato, non sono raggrinzite. È vero che bisogna sapere come conservarli, però diciamo che il pregio principale è della mela, che è fatta in modo che può essere conservata. Quindi anche qua, senza mettere ulteriori interventi chimici per mantenere il prodotto. Allora, questo sì, ne parlerà Avellino fra un po', che è il nostro esperto e tecnico di queste operazioni, che sono le operazioni dell'innesto. Noi non avremmo potuto avere i meli che distribuiamo ogni giorno a quelli che li richiedono, ogni anno, scusate, quando ce li richiedono, se non avessimo proceduto a questa operazione. Cioè, stante la pianta madre selvatica di melo, che però essendo selvatica non produce mele buone, diciamo, ecco, su questa la varietà la varietà che è desiderata. Però di questo parlerà Avellino. Questa è una delle mostre che abbiamo realizzato via via nei sei comuni. Qui è Palazzo Colossis di Meduno e credo renda l'idea di quante mele noi esponiamo la seconda domenica di ottobre ogni anno, fra l'altro nei posti, nei palazzi più belli che i comuni ci mettono a disposizione. Niente, questo è per dimostrare, è un attestato di una mostra di frutticoltura, mi pare di Spilimbergo, dove vengono premiate le mele coltivate nella nostra zona. E questa è la foto storica
di una famiglia fannese, di Calasso e Fanna, che avevano aperto un negozio in Austria e commerciavano in mele. Ecco, e questa è bellissima, il carrettino delle mele con la famiglia appunto che è pronta per andare a venderle o a conservarle o quel che era, per dire quanto importanti erano le mele nella economia di una famiglia. E questo è il maestro Benito, che è un socio fondatore dell'associazione e che continua a insegnare ai bambini tutto quello che c'è da sapere sulla mela, sulla meraviglia della mela. E infatti, come si vede nella foto, i bambini sono incantati a seguire la sua spiegazione. Questi incontri con le scuole, sia dall'asilo, diciamo, fino alle medie, addirittura anche alle superiori. Infatti abbiamo anche un rapporto stretto con l'Istituto Tecnico Agrario di Spilimbergo, dove i ragazzi addirittura sono venuti a fare degli stage da noi. Ci sentiamo molto onorati di questo. Sì, abbiamo anche dei rapporti con l'Università di Padova, di Udine e addirittura anche di Roma. Ha una professoressa dell'Università di Roma, ci ha chiesto un paio di volte delle cassette per analizzare e abbiamo avuto anche i risultati sia dell'Università di Padova che dell'Università di Roma, che attestavano come le nostre mele siano molto più ricche di polifenoli, di vitamine, sali minerali, eccetera, rispetto a quelle di produzione che sono molto più, tra virgolette, anacquate. Questa è la poesia. È un melo, per chi non lo riconoscesse, per visto questa stranissima forma, che si è adattato a rendere bello il condotto di una volta. Ecco il nostro ricettario, che secondo noi è interessante proprio perché rispetta tutte le varietà presenti nelle nostre schede pomologiche, applicate insomma. Alcuni esempi, per esempio questa è una trota di San Daniele affumicata, servita con mele fresche e soprattutto una nella coppetta c'è una salsa di maionese alla mela. Allora, queste invece sono penne alla pitina e mele, sono fatte appunto con una mela sprigna, tipo ruggine, cipolla della Val Cosa e di Cavasso, diciamo, e anche quattro zucchine e mele caramellate come contorno. Questo è un pollo con patate e mele crude e cotte insieme alle cipolle, parte crude e parte cotte, credo. Questo di nuovo sono presenti allora i galletti su un fricco che ha come protagonisti naturalmente il formaggio, la patata, la cipolla e una mela renetta dolce. E questo è il classico strudel, anche questo fatto con le mele renette o con le mele stopegni, che è una varietà che si può mangiare di mele, non troppo buone, anzi immangiabili da crude, ma molto buone da cotte. Ed erano le mele che una volta le nonne cuocevano nel forno, come le famose lofis di Fanna. Ma tutte queste ricette, Giuliana, sono state tramandate, sono state trascritte da chi?
Sì, allora abbiamo fatto anche qui un censimento nelle vallate, qui anche da noi, per capire quali erano le abitudini appunto di una volta riguardo alle mele. Tutti naturalmente le usavano come dolci, quindi lo strudel di vari tipi, anche il pane con le mele, eccetera. Per trovare quelle cotte dobbiamo invece rivolgerci a poche ricette, tipo il maiale, lo usavano più una volta con la purea di mele, e poche altre comunque. Queste che abbiamo messo sono quindi quelle salate, sono quasi tutte che abbiamo cercato un po' nei libri, un po' le abbiamo provate noi, non sono della tradizione comunque. Ora vi invitiamo a comprare il ricettario per provare tutte queste buone ricette. Certo, senz'altro. Adesso io passerei la parola al nostro tecnico, sottofondatore, abilissimo con le sue mani a fare tutti i tipi di innesto, perché ce ne sono tanti, ma vi parlerà lui di questo. Grazie e buonasera. Grazie a te Giuliana. Diamo la parola quindi ad Avellino. Ad Avellino. Bene, allora ecco, il discorso che avevo accennato prima per fare queste piante, nuove piante da distribuire alle persone che ci richiedono, noi dovremmo partire con dei porta innesti, che può essere un selvatico nato da seme o ci sono dei porta innesti che sono nati da cepaia, fatti in laboratorio, sono magari più nanizzanti, non vengono grandi, enormi come gli alberi di un tempo, gli alberi vecchi medi, sono un attimino più contenuti nella crescita. Questo dipende anche chi non ha spazio, un giardino piccolo, allora è preferibile dare una pianta su un portainnesto, diciamo meno di vigoria. Detto questo, allora noi optiamo per due tipi di porta innesti, no? Normalmente l'associazione ultimamente, per il franco che è nato da seme e quello viene grande, e dopo un porta innesto che si chiama MM111, è uno di media vigoria. Il discorso qua è adesso, una volta che noi dobbiamo fare delle piante, prefissiamo un obiettivo di fare varietà molto più anche interessanti dal lato, diciamo, gastro, come si potrebbe dire, mangereccio, ecco così, no? Le qualità che abbiamo scelto anche di più per distribuire alle persone saranno 15-20 tipi proprio, no? Dopo però salvaguardiamo anche le qualità meno, diciamo, buone da mangiare, tra virgolette, per non perdere, diciamo, queste piante. Però per le persone che ci chiedono di avere un melo abbastanza buono, sono quelle 15-20 qualità che abbiamo scelto. Per fare queste qualità qua noi dobbiamo andare sulle piante, diciamo, vecchie, le piante vecchie che ci sono in vari posti, che abbiamo anche curato in molte parti, e andiamo a prendere le marze. Le marze sono dei rametti quelli proprio gli ultimi sviluppati sulla pianta, no? Gli ultimi, quelli proprio le punte. Ecco, quei rametti là noi andiamo a prenderli, normalmente andiamo a prenderli d'inverno e dobbiamo metterli dentro una borsa di nylon o un contenitore che non passi aria, e andiamo a tenerli al fresco, o in frigorifero o in cantina. Dopodiché, quando è il periodo che le piante cominciano a sviluppare, che viene la stagione calda, si fa gli innesti. Normalmente gli innesti si fanno da marzo, aprile, così sul melo, quello là è il periodo proprio migliore. Se no, si può fare anche a fine agosto. Allora, in marzo, aprile, possiamo fare degli innesti, tanti tipi, che può essere a spacco, può essere a corona, può essere a triangolo, o a spacco inglese. Mentre è anche a gemma dormiente. Mentre verso la fine di agosto, normalmente si fa a gemma dormiente perché la gemma si sviluppa l'anno prossimo, in primavera dell'anno prossimo la piantina c'è attecchito, parte e si sviluppa.
Adesso non so, adesso se volete io vi faccio vedere qualche cosa di pratico così, no? Ah, un'altra cosa volevo dire, no? Prima, ecco. Oltre che gli innesti, noi però facciamo anche delle lezioni di potatura, che è molto importante, perché avere un albero e non saperlo potare ci può fare dei guai, o non fruttifica, o fa solo, diciamo, rami, no? O si lo rovina anche come forma di estetica, no? E addirittura può anche morire, no? Allora bisogna anche, per quello noi facciamo, diciamo, in primavera una lezione o due di potatura, e oltre che anche lezione di innesto. Bon, questo qua, ecco, adesso io vi faccio vedere per il discorso degli innesti, un esempio, vi faccio vedere l'innesto a spacco. L'innesto a spacco normalmente, ecco, teniamo presente che questo qua è il nostro selvatico, o porta innesto, diciamo, MM111. No. Allora, cosa faccio io? La piantina normalmente si fa su piantine di 2 anni, cioè un diametro di 1 centimetro, 2, così, no? Ecco, allora, cosa faccio? Taglio la piantina a un'altezza da terra di sui 20 centimetri, no? Taglio, faccio un bel taglio così. Dopo, col coltellino, faccio uno spacco, così. Questo spacco qua mi serve, è come la culla, la marza che io avevo preso 2-3 mesi prima e messa, diciamo, al fresco, no? Ecco, questa qua è la marza. Ecco, vedi, no? Questa qua adesso io cosa faccio? Devo fare dei taglietti. Io ho fatto dei taglietti qua, a cuneo, leggermente rastremato verso l'interno, e cosa faccio? Metto dentro questa marza qua, dentro sul porta innesto. È importante che la corteccia sia, la zona del cambio che è appena sotto la corteccia, devono essere nella stessa posizione, perché è là che passa la linfa, e dove in un certo momento dopo si rimargina e comincia a fare il callo è, diciamo, quell'accrescimento che la pianta, no, forma, e così guarisce anche, diciamo, il taglio che si è fatto e irrobustisce tutto quanto. Ecco, prima però io di tagliare anche, ecco, la marza dopo viene tagliata a due o tre gemme, sono queste qua, no? Ecco, devo a un certo momento chiudere e stringere bene, e io faccio normalmente con un elastico, cioè con un nastro adesivo o con un elastico, come si vuole. Fatto quel lavoro qua, siccome qua rimane un piccolo taglio, io devo mettere del mastice. C'è un mastice che se lo compra qualsiasi, diciamo, dove vendono piante o anche frammenta, sono dei mastici che servono a cicatrizzare qua, in maniera che non vada dentro l'acqua, no, e non vadano dentro dopo dei funghi e ci sviluppino delle malattie. Questo qua è un tipo di innesto che non si usa proprio tanto invece, perché è troppo invasivo, perché si fa un taglio che è un po' pericoloso. Allora è preferibile fare, diciamo, questo qua un esempio, ecco, facciamo a triangolo, mi alzo su così forse vedete, ecco, ci sono anche dei coltellini appositi, no, che li vendono, li fanno qua anche a Maniago, ecco, io ho fatto qua una sede, se vedete, una sede triangolare, no? Ecco, adesso io devo fare però la marza, sempre quella che si è prelevato 2-3 mesi prima, e ho fatto un intaglio. Non so se si vede. No, non si vede. Alza un po' più in su. Ah, ecco qua. Ecco, vede che c'è come un triangolo. Questo qua deve innestarsi preciso. Vede, si innesta preciso qua. Vedete? C'è il triangolo preciso così. Adesso io qua, anche questo lo leggo col nastro.
Adesso faccio una cosa così veloce. Metti questo qui? Sì. Allora, aspetta un attimino. Ecco, allora io adesso ho fatto l'innesto così, l'ho legato col nastro adesivo qua. Ecco, adesso io metto questo mastice qua, lo metto qua. Ecco, vorrei metterlo da una sbocchiata. Via. Ecco. E se guardate, io ho messo il mastice perché non entri dentro l'acqua e anche l'aria asciughi. Ecco, questo qua si mette anche sulla sommità della marza, che è questa qua. Così. Dopo è quanto? Ecco, questo qua sarebbe pronto. Ecco, adesso la natura fa il suo corso. Se abbiamo fatto un lavoro ben fatto, diciamo dopo un 15-20 giorni si comincia a vedere le gemme che cominciano a gonfiarsi. Questo qua è un tipo, le faccio vedere un altro che è molto, molto, diciamo, che funziona molto bene ed è a spacco inglese. A spacco inglese è un tipo, ecco, io taglio sempre il porta innesto sotto, così. Faccio un taglio inclinato così. E prendo la marza però devono essere del stesso diametro, cioè il diametro questo deve essere stesso diametro. Allora. Faccio quel lavoro qua e metto insieme le due parti. Se vedete, le due parti combaciano perfettamente. E qua c'è il cambio della linfa e dopo qua forma il callo. Questo innesto qua è uno dei migliori perché proprio la pianta soffre poco il taglio ed è molto molto preciso. Dopo che ha attecchito non ci si accorge nemmeno dove è stato fatto lì. Questo qua è spacco inglese semplice. Se io voglio farlo doppio, che è ancora migliore, devo fare un piccolo taglietto qua e un piccolo taglietto qua. Lo taglietto qua così e io devo innestarlo qua così. L'ho innestato così, vedete? Adesso io ho fatto quel lavoro qua, metto sempre il mio nastro. In questo caso qua non serve neanche mettere il mastice cicatrizzante. Lascio sempre 2-3 gemme. Ecco, posso mettere solo un po' di mastice sopra qua, appena qua, perché l'aria non asciughi, diciamo, la marza e anche, diciamo, che non vada dentro dei funghi patogeni. Ecco, questo qua è un tipo di innesto. Ce ne sono tantissimi anche, altri tipi, però sì, non so se è sufficiente così o... C'è il tipo a corona anche, è un tipo corona che si può fare quando diciamo la pianta è in succhio. Vediamo adesso se ciò qua, questo qua. Ecco. Quando la pianta è in succhio, adesso in questo periodo qua, la linfa comincia a correre con i primi caldi. Allora cosa si fa? Si capitozza sempre il franco, diciamo il porta innesto. Cosa faccio? Faccio un piccolo taglietto in parte, così. Così. Dopo, col coltellino, sollevo un po', ecco, sollevo la buccia così, no? Prendo una piccola marza, questa qua. Ecco, un attimino solo che la preparo. E la infilo dentro, ecco, questo qua l'ho infilata dentro sulla corteccia. Adesso
questa qua è un buon innesto per questo qua, perché non rovina tanto il porta innesto, perché non è come quello a spacco normale che lo taglia in due. Questo qua si può fare su piante anche già un po' grosse di diametro, anche 3, 4, 5 centimetri. No? Magari se io ho un melo che pensavo fosse una qualità che mi piaceva, invece dopo mi sono accorto che non è proprio il massimo, posso cambiare qualità su un altro. Allora, anche se è un grosso 4, 5 centimetri, lo taglio e faccio quel tipo di innesto qua che si presta molto bene. Invece di fare una marza sola, ne metto due o quattro, una opposta all'altra. Questo qua è un buon innesto per il melo. Non so, adesso... Beh, grazie per questa bella dimostrazione di queste buone pratiche che a più di qualcuno faranno sicuramente comodo e buono a sapersi. E in qualche caso possono contattare l'associazione, no? Certamente. Noi addirittura abbiamo fatto anche qualche intervento fuori, diciamo, sì, che ci hanno interpellato qualche persona, qualche ente, così abbiamo fatto qualche cosa o di potatura o di innesto, ecco, no? Dico le cose, però abbiamo fatto, ecco, no? Capisci? Poi ci saranno anche delle giornate dedicate a questo? Normalmente noi facciamo in primavera. Purtroppo adesso qua col Covid, con le cose là, quest'anno anche così, no? Salta. Però in primavera noi facciamo una giornata e facciamo sempre la potatura, sia degli alberi che abbiamo sempre nel campo a scuola, la FAM, perché abbiamo piantumato degli alberi qualche anno fa, e adesso sono abbastanza granditi, e facciamo, diciamo, l'intervento di potatura su questi alberi qua. In più facciamo anche interventi di potatura, ma non tanto drastica, sui meli molto vecchi, perché il melo vecchio bisogna stare molto attenti, non si può potare molto, perché c'è il rischio che dopo muoia. Bisogna andare a gradi, bisogna, insomma, è una pianta che non va timata tanto, bisogna giusto il necessario. Invece sulle piante nuove si può dare la forma, si può fare diversamente. La potatura la facciamo in una giornata, dopo a distanza di una settimana o due facciamo la lezione di innesto. Normalmente facciamo anche la distribuzione delle piante nella stessa giornata. Certamente l'innesto, adesso visto così, è una cosa, visto a tu per tu, è tutta un'altra cosa, perché ci sono tante cosette che bisogna spiegare. Adesso visto così, ho fatto a grandi linee, però dopo ci sono delle piccole accorgimenti che bisogna stare attenti, perché sennò non attecchisce, ecco, non è, capisce. Cioè, le cose bisogna farle anche bene. Una domanda, sì. Sono importanti le radici? Le radici? Le radici. Allora, le radici sono importanti. Allora, dipende. Allora, ci sono i portainesti, diciamo, da selvatico o il franco o da seme, come si dice, no? Quelle hanno radici molto, molto sviluppate e hanno un apparato radicale che questo qua va molto in largo e non ha problemi di siccità o anche di tenuta al vento, mentre quelli, i portainesti che sono nanizzanti o di media vigoria, anche i primi anni hanno bisogno di un tutore e anche dopo, perché non hanno le radici molto, diciamo, allargate, sono soggette, diciamo, se viene un gran vento a ribaltamento della pianta. E ora hanno bisogno di pali, di un palo, ecco, perché siano sostenute. E in più, se c'è siccità, hanno bisogno anche di dargli dell'acqua. Invece quello sul franco o selvatico, come detto, quello è una pianta molto più robusta. Però c'è anche un'altra cosa da dire. C'è il problema, la messa, diciamo, a frutto si sviluppa dopo, ci vogliono anche 8 anni, 9, dipende dalla varietà, ma minimo 5 anni, no? Mentre sui portainesti nanizzanti o quelli di media vigoria, dopo 2 anni già si comincia a mangiare la frutta. Però è anche là la durata dopo della pianta, certamente non è longeva come i meli che sono quelli vecchi, che sono stati fatti proprio sul franco.
capisce? Ecco, per quanto riguarda invece i trattamenti che vanno fatti, il melo antico è come un melo normale? Melo antico, diciamo che adesso, allora, dobbiamo anche essere, certamente il melo antico becchi becchi, quelli sono adeguati. Adesso l'ambiente, bisogna dare atto che sta cambiando, l'ambiente è molto più inquinato, più ci sono tanti parassiti, adesso ci sono tanti parassiti venuti da una parte, ci sono le cimici, ci sono le moschine della frutta, ci sono tanti tipi che magari anni fa non c'erano. Adesso allora le piante ancora vecchie che sono ormai robuste resistono anche, ma quelle giovani anche bisogna avere un po' di cura, ecco, bisogna avere un minimo di cura, un po' di cura, perché purtroppo questi parassiti qua creano. Allora, ci sono dei parassiti tipo i pidocchi, quelle cose là, si può fare anche delle cose fatte in casa, così, o con il sapone, o con cose del macerato d'ortiche, o ci sono delle cose che si può fare. Come io adesso uso tanto, un esempio, le trappole con le bottiglie, metto dentro, faccio con dei liquidi, dei liquidi attrattivi, che dentro vanno queste bestioline qua, questi parassiti, e dopo non riescono più a venire fuori, tipo la carpocapsa, no? Tipo i calabroni, tipo, sì, certe cose vanno dentro, tipo, con quei sistemi là, giova molto. Io a casa mia, un esempio, faccio così, su tutti i miei frutteti faccio con le bottiglie, se lei viene a casa mia vede tutto pieno di bottiglie dappertutto, e giovano veramente. Qua è una cosa che si può fare così. Però sappiamo che l'ambiente non è più come quello di 100 anni fa o 50-60 anni fa. Adesso il sistema della globalizzazione ha portato tante bestioline nuove anche qua, ecco. Ma non solo per i meli, per i ciliegi, per i castagni, per tante. Il mondo è così adesso. Ha qualche suggerimento da dare alle persone che decidono di acquistare e piantare un melo antico? Allora, secondo me, prima cosa bisogna vedere lo spazio che c'è uno, prima cosa. Analizzare anche il terreno, che sia insomma, no? Che ne siano proprio su dove c'è proprio un grande ristagno d'acqua, cioè per dire, ecco. No? Ecco, allora, se c'è un posto abbastanza grande, io consiglio di mettere un melo che si sviluppi in grandezza, che è anche bello a vedere, se non altro anche la fiorettura, ma dopo i meli vengono, quando vengono, sì. Saranno una parte col verme, o con un po' di buteratura, sa, quelle macchioline che vedi, però insomma è buono lo stesso, anzi meglio di quelli che sono tutti perfetti, perché non avendo niente, guarda, si può mangiare la buta tranquillamente, dopo lavarlo, logico, ci deve lavarlo, però non ci sono veleni. Comunque questo qua è il discorso, se uno ha un piccolo appezzamento che è a pochi metri, conviene mettere un melo che non si sviluppi tanto in grandezza, però gli tocca mettere un bel palo di sostegno, questo è, e dopo un po' di concime, i primi anni non è da esagerare tanto, è meglio andare a gradi, sempre a gradi, non esagerare pensando che mettendo tanto concime la pianta viene su, anzi se la brucia, sì, muore, bisogna andare a gradi. Tenere pulito il terreno, magari tenere pulito e mocio, o attorno alla pianta un po' vangare, tenere dalle erbate i primi anni, certamente fa bene. Allora ringraziamo l'Associazione Mele Antiche che si sono prestate per questo nostro incontro di esperti in erbe, e se avete delle domande appunto potete scrivere nella chat qui sotto e l'Associazione Mele Antiche vi risponderà volentieri. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie all'Associazione Mele Antiche. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi, buona serata. Grazie ancora per questa bella serata agli amici delle Mele Antiche e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti che vi anticipiamo, saranno sui temi delle piante tintorie e sul buffo. Buona Pasqua a tutti e soprattutto buona primavera, sperando che i colori siano più piacevoli rispetto a quelli che stiamo vivendo adesso.
Anch'io volevo unirmi a Chiara, dando la buonasera a tutti, ma anche in più la buona Pasqua, perché siamo molto vicini, anche se in questo periodo non ci accorgiamo molto. Speriamo che dopo Pasqua ci hanno già promesso che cambiano, come diceva Chiara, i colori, e quindi andiamo verso l'estate, quindi verso un sole caldo, e spero, e quindi anche senza tanti problemi. E vi invito anche sabato questo alla serata sui gufi, che sarà la sera della civetta, e quindi in attesa di quella che faremo a luglio sicuramente in presenza con Berzatto, vi invito sabato a partecipare a questa bellissima serata. Grazie e buonanotte. Ciao.